Buio, Cendo e Gordillo, Schuster, Fierro e Ruggeri, Paco Llorente, Mitchell, Sanchez, Martin, Vasquez e Sanchis. L'allenatore gallese Toshak, intanto la partita ha già avuto inizio, il Milan in campo con Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Castolpe, Varese, Simone, Rijkaard, Van Basten, Ancelotti, subito Milan in avanti. Ed Evani, l'arbitro della partita è il signor Schmidt-Huber, tedesco. Si gioca in una serata più... comporta una particolare tensione anche in campo, palla in area del re gallese nuovo, con filosofie diverse, più prudenti intanto è Rijkaard che cerca una penetrazione sulla destra e Buio, vedete, preoccupatissimo, avrebbe avuto tranquillamente il tempo per Schuster. Buono il lavoro di Schuster, doppio dribbling, buono il controllo. Si scontra con Rijkaard, Rijkaard va via fra due avversari, viene a sua volta San Siro 0-0, batte lungo e profondo Baresi, il colpo di testa molto bello di Van Basten per Rijkaard. Lo ripeto ancora che sono chiaro sintomo del... la tensione emotiva alla quale sono sottoposti i giocatori. Schuster riesce a far filtrare per Mitchell, Mitchell a Sanchis. Il giocatore polivalente era il più forte dei difensori ieri, elemento staticamente molto importante. Viene dal Logroñés, mentre Rijkaard ora in azione. Sul filo del fallo laterale tocca Paolo Maldini. Martin Vázquez lo ferma ancora Rijkaard, il rinvio è di Van Basten, schiaccia per Rijkaard che tocca di prima a beneficio di Tassotti, Tassotti dentro ancora per Van Basten, Van Basten cerca spazio sulla destra. È sempre braccato da Ruggeri, parte il cross, colpo di testa, Rijkaard, gol! Milan in gol con Rijkaard dopo 8 minuti e mezzo di gioco. La combinazione, l'ottimo lavoro di Van Basten, il suo cross a rientrare, Buio accende l'uscita, poi rientra tra i pali, arriva Rijkaard e gol! Di testa di Maldini, la palla è per Mitchell, controlla centrocampo Colombo. Martin Vázquez per il Real, ecco Sanchis, Colombo riesce a 10 minuti, Milan che conduce per 1-0 sul Real, finta di Martin Vázquez, che si chiudono bene i rossoneri, Rijkaard, Evani, largo per Van Basten, Martin Vázquez braccato da Rijkaard che lo ferma, Van Basten ha l'opportunità di andare verso la porta, salta il portiere al tiro degli 11 metri, parte Van Basten, gol 2-0 per il Milan. Ora il Milan deve stare bene attento a gestire bene il risultato, si sa che i gol subiti in casa sono molto insidiosi. Rijkaard intanto lavora a lungo, ecco Sanchis, palla persa ancora dal Real, Rijkaard. Rijkaard gira, due avversari, tarda però poi nel tentativo di verticalizzazione con il bel intervento di Costa Curta, la palla Van Basten, Rijkaard tutto di prima, Colombo sulla destra, leggermente troppo lungo. Colpo di testa di Tassotti, Colombo sulla palla, Hugo Sanchez, Cendo sulla Real Madrid con i gol di Rijkaard all'ottavo e di Van Basten al tredicesimo su rigore. Palla alzata campanile intanto da Cendo, Colombo e Gordillo alla caccia del pallone, Carambo, Sanchis, Mitchell, Ruggeri. Il primo tempo 2-0 per il Milan, Rijkaard, Maldini, Fierro, Mitchell, smarcare sulla sinistra Van Basten, Colombo ora, in controtempo Evani, ecco Sanchis, Sanchis che dà un buon pallone. Palla ancora in area, Mitchell, Martin Vázquez, Julio Llorente, ancora Martin Vázquez, palla in profondità, buona giocata di Mitchell su Rijkaard. Arriva dalla parte opposta, ma il passaggio è sbagliato. Cendo, Mitchell, Mitchell attraversa Orto Nutrita, parte la conclusione di Chiarro sulla ribattuta, ancora doppio rimpalli, fuori gioco, fuori gioco. Fuori gioco, comunque Dio che si incarica di questo calcio di punizione con la palla che spiove in area di rigore, e Rijkaard che mette fuori e Mitchell che riconquista la palla.
la dà in profondità su Llorente, parte il cross di Martin Vasquez, ben piazzato Costa Curta, e ora è Ancelotti che imposta per il Milan, andando a Van Basten di prima su Rijkaard all'indietro per Galli. Basten ora per Rijkaard, ancora lungo il passaggio, tocco centrale verso Sanchis, finta molto bene su Rijkaard, va Sanchis, rimpalli, e quindi c'è Paco Llorente che viene fermato. E stavolta la retroguardia del Milan era davvero in difficoltà su questa sortita di Sanchis, giocatore che resta di straordinario valore in qualsiasi parte del campo giochi. Rijkaard prolunga ottimamente per Tassotti. Tassotti in corsa con Paco Llorente commette fallo. Rijkaard che lascia Colombo, riceve il passaggio, tocca all'indietro su Tassotti. No, colpo di tacco per Mitchell, buona la giocata. Lancio di Ruggeri, guardia. Paco Llorente, Martin Vaz, compagni per vedere se è il caso di effettuare il lancio lungo. Da Rijkaard, rimpallo, Simone tocca verso Rijkaard. Fallo di Rijkaard su Julio Llorente. Tanto interviene Costa Curta, Rijkaard, Julio Llorente. Punizione di Tassotti, palla in area di rigore. Colpo di testa di Rijkaard, rinvio di Hierro. Palla messa giù da Mitchell. Paco Llorente, Mitchell, Ruggeri. Si smarca, Mitchell prosegue da solo, dà in profondità, intercetta Rijkaard, poi dopo il tocco di testa ancora Rijkaard, servito da Evani, fallo di Mitchell. La palla è per Mitchell, ora per Martin Vasquez, Baresi verso Simone conquista un buon pallone, lo dà a Rijkaard rallenta, attende qualche soluzione. Opta per il cross a cercare Van Basten che va altissimo, ma pure Tassotti per Rijkaard, finta di Rijkaard, fermato dall'esperto Ruggeri, contrattacco che ora sta assumendo il dominio delle operazioni, il recupero però del Milan è con Rijkaard, servito da Tassotti, pasticcia Rijkaard, poi va a ingolfarsi in un imbuto di avversari, finisce per perdere il pallone, tocco per Mitchell. Colpo di tacco di Mitchell, Milan al contrattacco con Evani, si smarca Ancelotti, Evani tocca invece su Rijkaard, dall'altra parte libero Colombo, eccolo servito, recupera velocissimo su di lui Gordillo, va Colombo, lo evita in dribbling, tocca fuori per Rijkaard ora è guardato da Cendo, suggerimento in profondità, Sanchis ancora implacabile, stronca questa azione del Milan, da quando è andato lui là dietro le cose. Rijkaard, fallo di Rijkaard, era stato mobile e certo più accettabile quando torna a proprio vantaggio.